Eccoci amici e benvenuti a Gusto e Degusta a casa. Oggi andiamo in Sicilia, un territorio ricco dal punto di vista enologico, differente zona per zona, da Palermo fino all'Etna. Ci andiamo con Cantina Cusumano. Ed eccole alcune delle bottiglie della Cantina Cusumano, una selezione di vini che sono differenti territorio per territorio, come dicevamo, e che hanno caratteristiche ovviamente identitarie, uniche. Le pendici dell'Etna, con questa mineralità spiccata, con il vulcano che come dà forza agli uomini e alle donne che abitano quelle terre, la dà anche nei vini, la dà nei vitigni, la dà nell'uva. È un po' un mistero, ma un mistero bellissimo. Oppure i 700 metri della Sicilia centrale, oppure le zone di Palermo. Quindi la diversificazione di Cantina Cusumano è interessantissima. Hanno quasi 500 ettari, pensate, e producono, insomma, un numero importante di bottiglie. Andiamo a scoprirne qualcuna. Dicevo diversi e differenti l'uno dall'altro, come Anjimbé. Anche i nomi sono interessantissimi di questa cantina. Anjimbé, ad esempio, è il bosco di Ficuzza. E qui abbiamo Inzolia, che è un vitigno tipico della zona, e Chardonnay, che è il vitigno internazionale a bacca bianca più diffuso. E c'è un bel mix. C'è un bel mix di un vino che è di largo spettro, di bella ampiezza, un vino che consente di godersi davvero quel Mediterraneo che c'è dentro i bianchi siciliani, anche molto adatto per un bel pesce alla griglia, ad esempio, anche in intingolo. Questo puntino nero è Buteri, 400 metri sul livello del mare, dove nasce questo nero d'Avola di Sueri. Pieno, rotondo, intenso, un vino che esprime identità ed esprime il territorio. È un vino che vi suggerisco con un bel arrosto oppure con una cacciagione, perché no? E l'altro nero d'Avola invece è questo, il Sagana. Questo è il nome di una zona, di un quartiere. Nero d'Avola, Merlot e Cabernet Sauvignon, in un super Sicilian, di grande struttura, pienezza, rotondo, morbido, che acquista dal tempo il suo grande valore. Si chiama Noah, perché Noè fu il primo uomo a produrre vino. E per la degustazione ho scelto Chamaris, è un grillo in purezza, nasce a 400 metri più o meno, se non vado errato, nella tenuta di Monreale, una di quelle di Cusumano, e si chiamava tenuta tramontana, poi detta tenuta Monte Petroso, ed è un vino di bella identità, è un vino di grande freschezza, è un bianco non troppo complesso, che però dà grandi soddisfazioni. Apriamolo insieme. Eccola la novità di Cusumano. Un tappo in vetro che consente una perfetta conservazione del vino una volta aperto. Alle volte l'innovazione, la modernità funziona anche nella grande tradizione enologica di Sicilia. Non era qui a caso, la guida I Ristoranti Vini d'Italia dell'Espresso è uno strumento straordinario per conoscere i vini, anche con una caratteristica che abbiamo inserito in questa edizione 2020, cioè il miglior rapporto qualità-prezzo. 100 vini da non perdere sotto i 15 euro. Ma torniamo a Cusumano, torniamo al grillo in purezza e degustiamolo insieme. Eccolo qua. Come vedete ha un bel colore, una bella trama. Frutta fresca, agrumi, la salinità del mare c'è tutta. Un naso che viene voglia di tenere dentro. Anche qui ritorna un vino netto, preciso. In bocca è anche lui sapido, lungo, sul palato restano i suoi sentori. Belli, piacevoli, forti, un vino siciliano.